cosa ha spinto la Fassa Bortolo a creare questo premio, a sponsorizzarlo, insomma? Ci ha spinto la voglia di investire nella cultura, perché per noi è importante per veicolare il nostro nome, e lo facciamo anche perché effettivamente è un modo per aiutare tanti giovani e incentivarli in creare questi loro progetti. Quanto è importante la ricerca e il contatto con università come questa di Ferrara? Secondo me nel medio e lungo periodo è importante, altrimenti non lo faremmo, no? Ed è una forma anche di pubblicità, oltretutto, oltre che per aiutare i restauri di opere importanti. E noi in Italia abbiamo un patrimonio infinito, purtroppo questo è un momento di grandi ristrettezze, come tutti sappiamo. Però penso che sia giusto, abbiamo degli esempi molto più importanti di quello che sta facendo la mia società, il fatto di restauri. Abbiamo fatto il Palazzo di 300 a Treviso, abbiamo fatto per esempio anche il restauro delle braccia dell'originale di una statua del Canova a Fossagno, poi abbiamo fatto il restauro di un negozio in Via dell'Abbondanza a Pompei, per citarne alcuni. E a voi il lavoro non manca? No, il lavoro. Bisogna cercare di crearlo, un po' di fantasia e con tanta buona volontà.